tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come fare uno struccante fatto in casa. In realtà è un'acqua micellare per occhi. Allora, io ho finito le mie acqua micellari che avevo a casa e quindi ho deciso di farla fai da te fatta in casa. Ovviamente l'ho già testata, perché sapete che le ricette un minimo le devo testare prima di portarle sul canale. Allora, necessario, ci servirà un vasetto di vetro. Se avete un vasetto di vetro scuro è meglio, però io non ce l'ho, quindi utilizzo un vasetto di vetro chiaro. La domanda principale che mi farete sicuramente è: il vetro è indispensabile? Sì, perché è un vasetto che andiamo a sterilizzare. Poi possiamo utilizzare del tè verde oppure della malva. Io nel mio giardino ho colto dal mio orto la malva, magari poi vi farò anche un orto tour. Comunque, questa qua, la malva, se non l'avete potete benissimo utilizzare delle bustine di tè verde. Ci sono molte alternative, ovviamente oggi ne faccio una, poi più avanti ne farò anche un'altra. Poi, per la parte oleosa, se avete la pelle mista grassa, utilizzate o l'olio di binaccioli oppure l'olio di mandorle dolci. Perché fare lo struccante in casa e non comprarlo? Perché in realtà il totale degli ingredienti sicuramente lì per lì al momento magari risulta un attimo più alto nello struccante, però con queste quantità potete fare tantissimi struccanti. E non solo, perché questi ingredienti sono versatili per fare ogni tipo di cosa, quindi non dovete comprare 600.000 prodotti. Poi, io utilizzo anche delle capsule di vitamina E per stimolare la crescita di nuovo collagene, perché sapete che essendo uno struccante occhi è molto importante essere certi di idratare con le giuste dosi anche il nostro contorno occhi, e soprattutto di assicurarci di non seccarlo. Spesso molte acque micellari vanno a seccare il nostro occhio e noi non vogliamo questo. Poi glicerina, che è un conservante, per essere sicuri di conservarlo, diciamo, a lungo. Ecco, se non amate molto i bollini rossi che ci sono di solito nei prodotti, potete farne di meno, però sappiate che dovete farlo più spesso. Un conservante secondo me ci vuole sempre, tanto ne mettiamo veramente una goccia piccolissima. E poi olio di ricino, perché se mettiamo l'olio di ricino nel nostro struccante, e siamo persone pigre, quindi non amiamo star lì a mettere 200.000 cure tra virgolette la sera prima di andare a letto, ma utilizziamo uno struccante a base di olio di ricino, le nostre ciglia ringraziano, anche perché è uno struccante occhi. E poi ci serve dell'acqua distillata, che è quella che utilizziamo per stirare. Se invece avete la pelle secca secca, potete utilizzare anche l'olio di cocco. Io in realtà l'olio di cocco tutti i giorni nel contorno occhi lo sconsiglio, perché essendo molto burroso, se avete una pelle grassa rischiate di far uscire dei grani di miglio, quindi eviterei, però decidete voi. Ok, possiamo iniziare. La prima cosa che andiamo a fare è andare a bollire il nostro contenitore, proprio perché vogliamo un contenitore che sia disinfettato, non solo pulito ovviamente come questo che ho già lavato, ma proprio disinfettato al 100%, perché ovviamente un contenitore, diciamo, sanificato è importantissimo per avere un buon prodotto, soprattutto perché è un prodotto per il contorno occhi, quindi ci tengo che sia tutto, diciamo, super igienizzato al 100%. Ok, ora che l'acqua sta bollendo, quindi si è sterilizzato, posso andarlo a togliere e a farlo asciugare, e intanto si è anche scrostata tutto l'adesivo che c'era appiccicato, quindi meglio ancora. Ok, allora, se usate le bustine di tè verde, questo step è da saltare, altrimenti è fondamentale. Devo mettere a bagno la malva per disinfettarla e lavarla bene, quindi utilizzo acqua e bicarbonato ovviamente. Ok, devo disinfettare la malva, quindi l'ho messa in acqua e bicarbonato e la lascio a mollo. Ovviamente è fondamentale disinfettare tutti gli ingredienti con cura, perché vanno nella zona del contorno occhi e comunque sulla pelle, quindi è importantissimo. Quindi la lascio un attimo a mollo, così si lava per bene e poi ci rivediamo. La prima cosa che vado a fare è mettere in questo contenitore dell'acqua distillata. Ok. E adesso lo vado a mettere in una pentola
e vado a prendere delle foglie, anzi proprio interamente della malva, perché devo fare l'infuso e quindi devo essere certa che la mia acqua distillata sia lenitiva, e quindi aggiungo come ingrediente lenitivo la malva. La lascio a bagno per circa almeno mezz'ora, se riesco a lasciarla per un'ora anche meglio. Se non avete la malva potete utilizzare delle bustine di tè verde o delle bustine di camomilla, che comunque hanno la stessa identica funzione. Nel mentre vado ad aggiungere mezzo cucchiaio di glicerina, che mi fa da conservante, un cucchiaio di olio di ricino. Nell'info box vi lascio tutti gli ingredienti. 3 cucchiai di olio di mandorle dolci o olio di vinaccioli se avete la pelle mista grassa, oppure 3 cucchiai di olio d'oliva oppure olio di cocco se avete la pelle secca. 1, 2, mettiamone 3. Che deve esserci una parte d'olio, deve essere circa alta così questa parte d'olio, vedete? Possiamo anche, se abbiamo tra virgolette la pelle in questo caso misto grassa, aggiungere anche 2 oli, sia l'olio di vinaccioli che l'olio di mandorle, quindi vado ad aggiungere anche magari 2 cucchiai dell'altro olio. E poi vado ad aggiungere anche 2 capsule di vitamina E, che sono fenomenali per quanto riguarda la crescita di collagene, quindi l'idratazione della nostra pelle, fondamentali veramente, perché almeno evitiamo di far crescere rughette e di formare rughette, quindi vado a metterne 2. Inizio a rimescolare. Ed ora aspetto che la mia acqua e malva sia pronta. Ok, ora sono pronta a fare acqua e malva e unirlo in questo vasetto. Metto sopra un colino. Ed ecco qua il nostro struccante. Ovviamente lo struccante ha una parte oleosa, vi faccio vedere, e adesso salirà pian piano tutta la parte oleosa, esattamente come tutti gli struccanti bifasici, ok? Quello che vi resta da fare è, prima di andarlo a utilizzare, andate a scuoterlo e poi andate ad utilizzarlo. Questo è il mio struccante, ovviamente il vasetto potete decorarlo e nulla. Ed eccomi qui con il mio struccante, che non ha nulla da invidiare agli struccanti che si comprano al supermercato, super economico, soprattutto bio, nel senso che comunque è più, ha un inci più verde che schifoso, tranne vabbè per, lo sapete, per il conservante, che però bisogna, diciamo, metterlo per riuscire a tenere il più possibile lo struccante. E nulla, come si usa? Semplicemente lo andate ad agitare e poi, come fate con qualsiasi struccante, prendete un dischetto e andate a metterlo sul dischetto. Io mi ci trovo molto bene. Se avete il contenitore marrone scuro, quindi quelli scuri, è meglio, però se non l'avete, l'importante è che utilizzate un contenitore di vetro e che lo riponete in un mobiletto chiuso, in modo tale che non prenda troppa luce, ecco. E nulla, è stata una piacevole scoperta e sono contenta di aver iniziato a fare anche cosmetici in casa, più che altro cosmetici e cose che utilizzo tutti i giorni, proprio per risparmiare tantissimi soldi e soprattutto perché più utilizziamo un prodotto
meglio secondo me è averlo sicuramente bio o comunque con prodotti validi e che non contengano troppe schifezze, e chi meglio di noi può sapere il procedimento che abbiamo utilizzato per fare lo struccante. Come vi dicevo, se non avete la malva potete utilizzare le bustine di tè verde, di camomilla, sono ottime. Io ho preferito la malva perché ovviamente coltivandola nel mio giardino è per me anche una soddisfazione personale prenderla dall'orto e farci qualche ricetta. E nulla, io spero di esserti stata utile. Ti invito anche a seguirmi sui miei social network, sul mio Facebook e sul mio Instagram, in modo tale da rimanere sempre con me. Cerco di rispondere sempre a tutte. In questo periodo mi è un po' difficile, però ci sto provando. L'unica cosa è che i messaggi che ricevo in privato faccio proprio fatica a trovarli perché a volte mi vengono filtrati come spam, non so perché. Invece ai commenti riesco sempre più o meno a rispondere a tutte. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto, fammi sapere di che cosa hai bisogno. Se il video ti è stato utile, metti un like e condividilo sui tuoi social network con tutti i tuoi amici. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!